Direi che possiamo iniziare questo nostro terzo appuntamento. Prima di iniziare dico una cosa purtroppo organizzativa, che la settimana prossima avremo il prossimo appuntamento mercoledì 22 marzo, non si svolgerà qui ma alla Scuola Superiore di Studi Umanistici, che è qui vicino, via Marsala 26. Detto questo, ringrazio anzitutto Giampiero Firetto, che ha accolto il nostro invito e che è qui per parlarci della cultura visuale, della rivoluzione, iconografia, arte e cinema. Giampiero Firetto insegna all'Università di Milano, insegna cultura visuale e storia del teatro russo, credo anche questi anni. Ed è un grande esperto di iconografia, di studi visuali, in particolare appunto sovietici e post-sovietici. Si è occupato molto anche di cultura materiale, di oggetti e di cultura materiale di nuovo del periodo sovietico e dei significati poi che questo patrimonio materiale della quotidianità sovietica, significati che ha assunto dopo il crollo appunto di quella esperienza storica. Si è occupato di spazi urbani e della loro dimensione simbolica, in particolare abbiamo alcuni scrittori, uno dei quali è stato anche rievocato da Antonello Salomoni nell'ultimo incontro, ieri ha già letto alcuni passi appunto di un testo di Vieri. E ricorderei poi un libro che ho trovato davvero molto interessante sulla cultura visuale sovietica nel periodo staliniano, che si intitola Gli occhi di Stalin, è uscito da Cortina nel 2009. Bene, ti lascio la parola. Grazie, una volta ringrazio Paolo Capuzzo e la Commissione Gramsci per l'invito, graditissimo. Sono davvero onorato di far parte di questo bellissimo programma. Mi dispiace non riuscire a seguire gli interventi dei miei colleghi, ma come tutti sanno il nostro lavoro è fatto a giochi in castro. Quello che vi propongo oggi è una breve rassegna di immagini che ho scelto relative ai primissimi anni successivi al 17, non potendo ovviamente in un'ora o poco più o poco meno coprire i 70 anni del cosiddetto esperimento sovietico. Soltanto il cinema, se avremo tempo di vedere alcuni spezzoni dei film che ho scelto, per ovvi motivi sono più tardi, perché nel 17, 18, 19 non c'era certo tempo, modo e denaro per dedicarsi a produzioni cinematografiche, e quindi le prime rievocazioni del grande ottobre 17 sarebbero arrivate, cinematograficamente parlando, 10 anni dopo, per il primo decennale. Perché le immagini? Perché mi sono soffermato sullo studio delle immagini? Perché ritengo che per la Russia e per la sua cultura siano fondamentali. Non dimentichiamo che i russi partono dall'icona, l'icona religiosa, ben inteso, che come molti sanno non era un quadro, non era un'opera d'arte, era un'immagine sacra la cui funzione era esclusivamente, avrebbe dovuto essere esclusivamente quella di mettere in relazione con il soprannaturale attraverso la venerazione dell'icona, perché l'adorazione era riservata soltanto a Dio. Il fedele ortodosso avrebbe potuto vedere l'invisibile. Oggi di questi studi si occupano non solo teologi ma anche estetologi. Il mio collega milanese, i miei colleghi estetologi milanesi, Elio Franzini e Andrea Pinotti, hanno entrambi dedicato studi molto attenti all'icona, e io sto anche citando dai loro saggi. L'icona è rimasta come un'immagine fondamentale, in russo l'immagine si dice obraz, e obraz è per antonomasia immagine sacra. In parallelo all'icona si è sviluppato nei secoli successivi, 600-700, una forma popolare di arte che in russo si chiama lubok, è una stampa popolare che veniva
venduta, veniva stampata in serie già all'epoca e venduta, distribuita nelle fiere per pochissimi centesimi, pochissimi copechi. I contadini, il cosiddetto popolo, cresceva su queste immagini, erano immagini narrative. Lockman, il grande semiologo che le ha studiate, le ha definite effettivamente un programma teatrale che uno si porta a casa dopo lo spettacolo e, osservando il programma, rivive l'emozione dello spettacolo, portando a casa questi fogli stampati malamente con stile e arte assolutamente improvvisate, che andavano da temi pseudo-religiosi ad altri quasi erotici, o a una forma di folklore o a una forma molto particolare di narrazione storica, i contadini imparavano qualcosa, si divertivano e si abituavano soprattutto ad una fruizione iconografica che era molto lontana da quella superiore dell'icona. Perché questa premessa? Perché l'iconografia sovietica ha pensato, si è ispirata a entrambi questi filoni. Da un lato quello simbolico complesso dell'icona, che richiede una interpretazione che non è narrativo, che non è mimetico; dall'altro quello semplice, discorsivo, coinvolgente, facile, un po' kitsch se vogliamo, dell'humor e della stampa popolare. Cominciamo con alcune immagini. Scusate, è partito l'antivirus, no? Fermiamolo subito. Questione tecnica: il proiettore non legge il colore rosso, parlando di rivoluzione d'ottobre, prima scherzando, Stalin subito ha detto ci sono i sabotatori che boicottano, quindi immaginate che lo sfondo, quello che vedete nero, no, tutto, lo sfondo, le sagome, le sul fondo dovrebbero essere rosse. Importante era segnalare la scarsità di colori, il rosso, il nero e il bianco. Siamo negli anni della guerra civile, i fondi erano pochissimi, non si poteva certamente investire in cromatismo o in colori particolari. Le due, la parola chiave, le parole chiavi inizialmente erano due, agitazione e propaganda, che sarebbero poi confluite in un concetto unico che anche il lessico italiano conosce, agitprop, agitprop in russo. L'agitatore doveva coinvolgere, doveva attirare a sé le folle, convincendo, cercando la complicità. Il propagandista doveva invece predicare e raccontare i massimi sistemi. Quindi anche la produzione cartellonistica si sarebbe orientata su questi due filoni: da un lato l'agitazione, dall'altro la propaganda, e poi progressivamente sarebbero confluiti in un unico tipo di operazione. Non ho volutamente tradotto le scritte in cirillico per un piccolo gioco che faccio anche con i miei studenti, perlomeno all'inizio. Dico, se voi non conoscete l'alfabeto cirillico, siete nella condizione dei proletari della rivoluzione d'ottobre del 17, che si trovavano di fronte a questi manifesti ancora analfabeti. Ricordiamo che il proletario era una condizione nata con la rivoluzione, che raccoglieva sotto un unico ombrello due macro categorie: i contadini e gli operai. Ovviamente la falce e il martello, i simboli, la città e la campagna. Nuova scelta lessicale: costoro si sarebbero chiamati proletari. Proletari non sarebbe più stato una condizione, una connotazione negativa, ma anzi avrebbe connotato i nuovi signori del nuovo Stato sovietico. Le condizioni culturali di questi proletari erano, come noto, terribilmente arretrate, quasi tutti erano analfabeti. Ricordo che nel 1861, al momento della francatura dalla servitù della gleba,
la maggior parte dei serbi della Gleba ancora non aveva preso neppure coscienza di essere schiavo, di essere servo. Sappiamo sia dalla letteratura che dalla storia che molti dei serbi sarebbero rimasti fedeli ai loro padroni. La citazione per tutti, il giardino di Cinelli di Cerkov, il vecchio serbo Firs, che quando parla del 1861 lo cita come una disgrazia. Ai tempi della mia, della sciagura, della disgrazia, io ero ancora giovane e sono rimasto con i miei padroni. I serbi con i serbi, i padroni con i padroni. Questo era il risultato di un atteggiamento atavico, secolare, nell'ambito della cultura russa, quello che vedeva i subalterni, per dirlo con un termine gramsciano, visto che siamo ospiti del Gramsci, i subalterni si rapportavano all'autorità con un atteggiamento di affettuosa sottomissione, un termine che chi ha letto romanzi russi dell'Ottocento ha incontrato, è il famoso batushka, che in italiano è stato impropriamente tradotto per decenni come piccolo padre. Piccolo padre è assurdo, batushka è sì un diminutivo, ma il diminutivo russo ha una valenza affettiva e non riduttiva, quindi piuttosto caro padre, caro e dolce padre. E questo appellativo era riservato a chiunque gestisse il potere, che fosse lo zar, che fosse il pope, il sacerdote, che fosse il capo del villaggio, non ultimo Stalin. Stalin sarebbe stato a sua volta un batushka. Torniamo ai nostri anni, a quelli che il manifesto che ho alle spalle simboleggia. Come mai Lenin avrebbe visto sviluppare suo malgrado un grosso investimento iconografico sulla sua figura? Forse proprio perché era necessario identificare il potere in una figura umana. Sentir parlare di Soviet, sentir parlare di rivoluzione, sentir parlare di socialismo, per queste figure illetterate, analfabete, prive di qualsivoglia preparazione culturale, era non soltanto difficile, ma era una novità quasi inaccettabile. Il batushka era sempre stato incarnato in qualcuno, e quindi quando i primi agitatori, i primi propagandisti cominciarono a girare per le campagne a bordo magari degli splendidi, diciamo oggi, treni di agitazione illustrati dai futuristi o dagli artisti dell'avanguardia, i contadini invece di accorrere fuggirono spaventati dal treno, che era qualcosa di ancora relativamente nuovo. A metà 800 era cominciata la costruzione delle ferrovie in Russia, e si racconta che agli esordi i contadini andassero reggendo un'icona della Madonna sui binari per fermare la locomotiva, pensando che fosse la Nechista Sila, cioè la forza oscura, il diavolo, visto che buttava fumo. Il treno si fermava per non investirli, e loro credevano che il potere taumaturgico dell'icona avesse fermato la bestia. Vedono arrivare treni affrescati con quadri astratti, con scritte incomprensibili, venivano distribuiti loro materiali informativi assolutamente oscuri, il lessico era totalmente sconosciuto e nuovo. Ripeto che 40 anni prima, 50 anni prima non avevano capito che cosa volesse dire affrancatura dalla servitù della gleba, perché non avevano coscienza della propria identità di serbi. E all'improvviso arriva un altro blitz. La storia russa si è sempre sviluppata attraverso i blitz, non è mai stata armonica come tutte le altre. Nessuna storia è armonica e liscia, tutte sono segnate da sconvolgimenti, da traumi, da battaglie, da lotte e altro. Quella russa è caratterizzata da quello che è stato definito appunto un blitz. Sistematicamente, di tanto in tanto, uno dei zari responsabili decideva che tutto ciò che era stato positivo fino a quel momento cadeva in disgrazia e bisognava ricominciare da capo. Penso al 1989, quando il principe Vladimir convertì al cristianesimo
le sue tribù pagane, perché doveva sposare una principessa cristiana per allargare il proprio territorio, e disse: basta, non sarete più pagani, d'ora in avanti sarete cristiani. Alcuni altri esempi: Pietro il Grande, che cerca di europeizzare l'Europa perché la Russia era arretrata, in modo obbligo per i nobili di tagliare la barba, e questo è uno dei tanti pochi simboli, ma basta arretratezza, dobbiamo europeizzarci, forse senza sapere che cosa l'Europa fosse. La liberazione della Sovietunione Leva, la rivoluzione d'ottobre 17, Stalin che dice: no, cambiamo tutto perché quello che hanno fatto i bolscevichi non va bene. Poi arriva Khrushchev e dice: Stalin è un delinquente. Poi arriva Gorbaciov che dice: anche Lenin era un delinquente, tutto l'esperimento comunista è stato fallimentare. Quindi di blitz in blitz lo spaesamento è stato una delle categorie fondamentali. Torniamo a noi, a questi proletari analfabeti che si vedono di fronte un manifesto come questo. Devono imparare che esiste Lenin, che è una figura quasi sacrale. Dopo la sua morte, suo malgrado, ci sono nette testimonianze che lui era assolutamente contrario alla sacralizzazione della propria figura, del proprio nome. Addirittura gli si attribuisce cristologicamente una doppia natura, quella umana e quella tra virgolette divina. Un conto era Lenin, un conto era Ilyich. Ilyich, il suo patronimico, diventa il simbolo della causa, della componente soprannaturale. Lenin era l'uomo, Lenin è morto, dicevano gli slogan, i manifesti, ma Ilyich vive, continua a vivere. Allora, questo manifesto dice: evviva la rivoluzione socialista di ottobre. Estremamente semplice lo slogan. Che cosa si evince da quanto si vede raffigurato? Immaginate il rosso di sfondo, il resto è bianco e nero. Ci sono i soldati, quindi è noto dalla storia che i soviet hanno cercato di coinvolgere anche i soldati, l'esercito, non solo le guardie rosse che già esistevano, ma di chiamare a sé anche l'esercito. E qui ci sono soldati delle diverse armi. C'è Lenin che arringa la folla, quella che sarà la sua posizione classica, sempre, quasi esclusivamente, quando non è seduto a studiare a tavolino, in piedi con il vento del cappotto e la mano tesa. La mano tesa sembra essere, potrebbe essere, una citazione delle icone religiose. Una delle icone della Madonna, quella che si chiama Madonna Odigitria, cioè la Madonna benedicente che indica la strada, aveva la mano levata in avanti, in atto sia benedicente che di indicazione. Moltissimi sono gli spunti religiosi che il potere bolscevico ha sfruttato, proprio perché sapeva, era consapevole di avere a che fare con persone incolte, impreparate, prive di strumenti per interpretare. E allora si cercò di sfruttare quanto fosse già noto, e la pratica religiosa, se non la storia, certamente non la teologia, era ampiamente diffusa fra tutti, soprattutto i contadini. E quindi molti spunti vennero proprio da immagini religiose. Acceleriamo un pochino perché il tempo è davvero poco. Ecco, qui peccato che non ci sia il rosso. Immaginate le camicie di tutti questi operai rossi, rosse sono le fabbriche sullo sfondo, nero è il resto, rosso è questo primo maggio, e si assisti su Volnik, il primo sabato lavorativo pan russo. Un'immagine anche questa presa in prestito dal folklore. L'operaio, perché fosse immediatamente riconoscibile ai fruitori, era ispirato ad un'immagine del folklore, il fabbro con il martello che stava per battere sull'incudine e l'immancabile grembiule di cuoio, di pelle nera. Era un'immagine classica del folklore, dei Lubok, di queste stampe popolari e dei canti anche folkloristici. Quindi bene si prestava a incarnare la figura dell'operaio neonato proletario.
naturalmente anche dal punto di vista ideologico, l'incudine, il martello che batte sull'incudine, l'idea di forgiare e di plasmare l'uomo nuovo, la nuova cultura, la nuova donna e così via, si prestava alla perfezione e quindi moltissimi manifesti sarebbero stati ispirati alla figura del fabbro. Sullo sfondo bandiere e fabbriche. La fabbrica era il nuovo spazio politicamente corretto, per così dire. C'è un articolo di Trotsky del 23, se non ricordo male, intitolato Chiesa, Vodka e Cinema, in cui propone che il cinema e il circolo operaio diventino le alternative alla chiesa e alla vodka, quindi alla religione e all'alcolismo, l'enorme problema dell'ubriachezza. Ci sono splendidi manifesti di propaganda che segnalano l'alcolismo come diretta dipendenza dalle feste religiose. E aboliamo la Pasqua ed aboliremo anche l'alcolismo. Sono meravigliosi, ecco, per un'altra eventuale serie di incontri si potrebbe lavorare anche su quelli. Quindi il martello, qui abbiamo, e la fabbrica, ecco, che immancabilmente fuma, le ciminiere fumano per segnalare l'attività. La Russia, l'Unione Sovietica, ancora non proclamata come Stato, sta già però lavorando, sta funzionando e naturalmente gli operai non sono più asserviti a un padrone, ma controllano la produzione. Questo è relativo, siamo in piena guerra civile, il cosiddetto comunismo di guerra, dice Wrangel è ancora vivo. Col micido, senza pietà, senza compassione. Chi fosse Wrangel, eccolo qua, era il generale dell'Armata Bianca, quella che era rimasta fedele allo zar, e nonostante i colpi, nonostante l'attività dell'Armata Rossa, l'Armata Bianca continuava a imperversare, continuava ad esistere. Noto che per la grande carestia che avrebbe colpito le regioni del Volga tra il 21 e il 23, una delle ragioni di questa carestia erano state anche le terre bruciate per evitare che i contadini sostenessero i soldati dell'Armata Bianca, quindi faceva molto paura il barone von Wrangel, e quindi picchiamolo e non abbiamo pietà alcuna. Questo è un altro dei più semplici, tutto lo sfondo è rosso e viva la rivoluzione socialista. Vedete come gli slogan di questi primi manifesti fossero essenziali, si doveva far comprendere e soprattutto far memorizzare a queste figure, i neonati proletari, una serie di termini lessicali sconosciuti e bisognava familiarizzarli con questi concetti. Evviva la rivoluzione socialista d'ottobre, estremamente semplice, estremamente basilare, e Lenin come garanzia. Ecco, Lenin non sarebbe mai stato considerato un batiushka. Nella mitologia post mortem, negli anni, nei decenni successivi, si sarebbe ricorsi per i bambini all'immagine di Dieduschka Lenin, di nonno Lenin, non sarebbe mai stato recepito come la figura carismatico, sì, lo è stato assolutamente, ma la popolazione rimase distante in un certo qual senso da Lenin, forse perché morì troppo presto e ne ereditò la sacralizzazione, quasi la santità, come una figura più lontana. Paradossalmente invece Stalin, che era molto meno fisicamente presente, che non scendeva tra la folla, che affidava tutto al simulacro che lo rappresentava, invece divenne il Batyushka, quindi un'operazione anche di cultura visuale estremamente sofisticata, raffinata quanto efferata, come sappiamo in pieno terrore, per cui Stalin diventava il caro e dolce padre. Lenin restava una figura, un idolo lontano, di cui si aveva forse anche una vaga paura. Altro manifesto molto significativo, siamo sempre nel 1917, e qui abbiamo il contadino che dà la mano al soldato. Altro problema, coinvolgere i soldati e convincere i contadini,
gli operai vivevano in città, quindi avevano già una cultura leggermente superiore ed erano meno lontani dai centri del potere. I contadini nella immensa, sperduta periferia, campagna, l'immensità delle steppe russe, furono fra i più recidivi. La storia lo insegna, poi l'operazione di colonizzazione delle terre avrebbe fatto le stragi che ha fatto, anche perché erano molto, resistevano, non volevano cedere la terra, non capivano perché avrebbero dovuto entrare in cooperazione, e quindi un grande investimento anche iconografico sul contadino che dà la mano, vedremo progressivamente, a diverse figure, il contadino e il soldato, rappresentati, raffigurati in maniera molto comprensibile, molto mimetica, perché il proletario potesse immediatamente identificare di chi si trattava. Vedremo che ci saranno anche esperimenti molto più avanguardisticamente concepiti e molto più difficili da interpretare. Qui abbiamo le due grandi forze. Proletari di tutti i paesi unitevi, era scritta in alto, e abbiamo da un lato il fabbro, quindi l'operaio, ancora facilmente identificabile per il solito grembiule di cuoio, e dall'altra parte un contadino. Come è vestito questo contadino? Ancora alla vecchia maniera, ancora la camicia a casavarotka, cioè quella con la bottonatura laterale sulla spalla, indossa i lappi, che sono i sandali di corteccia di betulla intrecciata, e ha però di nuovo la coccarda rossa, quindi non è ancora un colcosiano. I colcos, le fattorie collettive, non erano ancora state ideate, ed era necessario che questa rappresentazione iconografica lo rendesse identificabile e riconoscibile. Quindi un contadino giovane, ma ancora vestito alla vecchia maniera, che segnava però con la bandiera rossa che tiene in mano e con la coccarda rossa di aver aderito. Perché tanta insistenza sul dialogo fra operai e contadini? Perché c'era in realtà un grosso conflitto tra città e campagna. La campagna diceva: noi lavoriamo per mantenere la città, quindi c'era un dilagante scontento, e ecco, ve ne mostro un'altra. La scritta questa volta è un po' più complessa. Dice: la vittoria della rivoluzione sta nella collaborazione di operai e contadini, e si suggerisce come si sarebbero dovuti comportare. Ancora una volta il contadino vecchio stile, addirittura ancora con la barba lunga, con i suoi abiti caratteristici, dall'altra parte l'operaio con il kepi, anche Lenin molto spesso sarebbe stato raffigurato con questo berrettino, simbolo della rivoluzione che veniva dal basso, dai subalterni, dalle classi inferiori, e sullo sfondo il Soviet, questa realtà nuova, conosciuta, che ispirava forse anche diffidenza se non paura, ma che doveva essere progressivamente inserita nella mentalità e nel modo di ragionare anche di queste figure. Questa è straordinaria, questa è un po' più complessa, anche perché il font usato per la scritta non è di facilissima interpretazione, quindi immaginiamo chi stesse appena imparando a decifrare l'alfabeto, non era facile leggere questa scritta. La scritta dice: credo festeggeremo il 100° anniversario. È una delle più splendide raffigurazioni della grande e meravigliosa utopia. Purtroppo, ahimè, al 100° anniversario non si è arrivati, e abbiamo, anche se molto più stilizzati rispetto alle immagini di prima, le stesse figure: il contadino con la barba, il contadino con la falce, il fabbro con i suoi strumenti di lavoro, e questi simboli, la falce, il martello e la stella rossa. La falce è seghettata come se volesse rappresentare
la difficoltà che i contadini sono la fascia più difficile da cooptare e da convincere, quindi la falce non è ancora perfetta, non è ancora perfezionata, l'immancabile bandiera rossa sullo sfondo e questa citazione, io credo non in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, ma io credo che festeggeremo il 100° anniversario, quindi altro riferimento religioso, altro termine che evoca qualche cosa in contrasto con la nuova realtà, citazioni del passato. E ecco alcuni esempi di rappresentazioni molto meno mitiche, molto meno narrative. Una serie splendida di Lebedev che rappresenta quello che si potrebbe un po' definire l'idea platonica dell'operaio in questo caso, o del contadino, o della manifestazione, o del marinaio, quindi alcuni simboli che lo rendano riconoscibile, il berrettino, il kepi in questo caso, non hanno volto, non hanno espressione, siamo più vicini all'icona. Come dicevo all'inizio, l'icona non doveva raccontare, l'icona doveva segnalare e portare in una dimensione diversa. I santi o il Cristo o le Madonne raffigurate sull'icona non cercavano un contatto visivo, non dovevano trasmettere emozioni. Qui il viso non trasmette, non cerca contatto e non cerca emozione alcuna, questa è molto più iconica, mentre quelle precedenti erano più ispirate alle stampe popolari che i contadini conoscevano meglio. E la scritta dice: lavorare è necessario, ma il fucile deve essere al nostro fianco. Lo sappiamo, la rivoluzione deve essere armata. Questo veniva da Lenin stesso, la necessità della violenza, la necessità del terrore, la necessità della rivoluzione armata che aveva fatto uscire i bolscevichi dal famoso congresso. Possiamo anche sorvolare un pochino, visto che il tempo scarseggia. Qui abbiamo ancora una volta il fabbro, ancora una volta il gesto del martello che batte sull'incudine e manda scintille, e alle spalle uno dei primi simboli della rivoluzione, la locomotiva. La locomotiva, Lenin era arrivato dalla Finlandia sul famoso treno blindato, il cadavere di Lenin sarebbe arrivato da Gorky a Mosca dove era morto su una locomotiva, quindi la locomotiva fu il primo simbolo, il simbolo degli anni 20. Gli anni 30 avrebbero visto il trattore sostituirsi alla locomotiva, il cavallo d'acciaio cosiddetto, non dimentichiamo che col 28 sarebbe partita la collettivizzazione delle terre, quindi il problema, il bisogno di dare all'agricoltura e alla sua cultura lo spazio necessario. Ho chiamato la mia breve presentazione arti al plurale, perché non si trattava soltanto di arti figurative, di pittura o di cartellonistica, ma c'era anche, ebbe un grande spazio, la cosiddetta porcellana da citazione. Ci sono splendidi servizi da tè e da caffè, per esempio, ispirati al suprematismo, se decorati da Malevich, o molto più banalmente, più semplicemente, istoriati da artigiani con i simboli del potere di allora, la faccia, il martello, la stella rossa. A Londra è in corso in questi giorni, in questi mesi, una ricchissima mostra dedicata all'arte sovietica dal 18 al 32, e sono esposti anche moltissimi esempi di porcellana d'agitazione. Tra l'altro mi ha divertito che, uscendo dalla mostra nell'immancabile gift shop, ci fossero in vendita delle ciabatte suprematiste, quindi il povero Malevich è stato trasportato su un paio di ciabatte e a carissimo prezzo, 160 sterline si vendevano, e mi sono chiesto se non fosse l'equivalente contemporaneo di quella che era la porcellana d'agitazione, insomma una forma di propaganda attraverso canali un po' diversi. Natalia Danco è una scultrice che offre l'occasione per una riflessione, estremamente elegante queste sue statuette, tutte su temi assolutamente perfetti, coerenti, politicamente corretti, dalla donna
bolscevica con il fazzoletto rosso legato non sotto il mento come le vecchie contadine, ma dietro la nuca come le nuove giovani operaie, ma con un'eleganza molto raffinata. Quindi all'epoca non c'era soltanto la propaganda gridata, non c'erano solo i versi di Majakovskij urlati o i manifesti che abbiamo visto prima con pieni di punti esclamativi, ma anche per esempio una donna che ricama uno striscione su cui c'è scritta la frase forse più famosa di tutta l'epopea: tutto il potere ai soviet. Bellissime sono tutte le statue di questa autrice. Un manifesto importante e significativo: il compagno Lenin ripulisce il mondo dalla spazzatura, dall'immondizia, dalle porcherie. Quindi Lenin che con la sua ramazza fa fuori i pope, i re e gli imperatori, Lenin sempre col suo berrettino. È curioso che nel decennio scorso uno scultore moscovita, Zereteli, molto allineato col potere, molto filo putiniano, molto amico del sindaco di Mosca Lushkov, quindi parliamo della metà, della fine degli anni 90, dei primi anni 2000, abbia realizzato una statua che rappresenta Putin in questa stessa posizione, Putin che fa pulizia delle immondezze, quindi certamente consapevole di questo precedente, non so quanto. Quali sono le pulizie? Come? Quali sono le immondizie per tutti? Le immondizie per tutti sono quelle che stiamo vedendo adesso, cioè sì, l'Europa, gli occidentali, i cattivi, i nuovi cattivi che vengono identificati. Più velocemente, ecco qua, chi è contro i soviet, chi dice abbasso i soviet: l'esercito bianco, il borghese, il pope e il kulak, cioè il contadino ricco. Quindi ci stiamo avvicinando a quella che sarà poi la strage staliniana di contadini ricchi nel periodo della collettivizzazione delle terre, in modo che sempre alfabetizzazione visuale potremmo chiamarla, in modo che i proletari prendessero visione anche, cioè elaborassero un nuovo immaginario collettivo. E vedete una particolarità significativa da un punto di vista iconografico: i cattivi erano tutti grassi e rotondi. All'epoca lo stile dominante era il costruttivismo, cominciato partito in architettura, sviluppandosi poi a coprire un po' tutti gli ambiti dell'esistenza. E il costruttivismo prevedeva linee rette, angoli acuti, piani inclinati, nulla di curvo. Se guardate i progetti delle poche case costruttiviste, delle case comuni, dei palazzeri costruiti, dove non dovevano esistere le cucine, per esempio, perché la cucina era il territorio che schiavizzava la donna, quindi Lenin, in collaborazione con Alexandra Kollontai, la grande protofemminista dell'epoca, aveva teorizzato che non si dovevano costruire le cucine, tutto doveva essere rigido e scomodo, comodità, quindi cuscini, soprammobili, paralumi, abat-jour, erano residui di borghesia che negli anni della loro politica avrebbero dilagato, quindi rotondo e grasso uguale cattivo. C'è addirittura un racconto per bambini di Majakovskij, oggi sarebbe fuori legge perché è considerato non politicamente corretto, il cui titolo è, se non ricordo male, Vova il magro e Misha il grasso. Vova magro e buono, Misha grasso e cattivo, un po' alla Cuore di The Amicis, quindi Franti che è il cattivo e gli altri. Quindi anche queste caratterizzazioni erano importanti. Difendiamo Pietrogrado, accendiamo un pochino. La madre che dice: figlio mio, vai e salva la patria, quindi il sacrificio. La madre russa, è un archetipo fondamentale della storia del paese, che sarebbe stato ripreso nella seconda guerra mondiale. Post guerra mondiale sarebbe stata creata la madre eroina da Stalin, che avesse gli 11 figli in parallelo al nazismo o al fascismo italiano, e così via. Un manifesto estremamente significativo relativo alla carestia che ho citato prima nelle regioni del Volga nel 21. Moore, Dmitry Moore, pseudonimo,
che rappresenta il vecchio contadino scheletrico, affamato, che sta morendo di fame, trafitto da una spiga di grano. Quindi ciò che avrebbe potuto essere la ricchezza del paese diventava invece un'arma che feriva e uccideva i suoi stessi figli. Quindi la parola, l'invito è aiuta, addirittura senza il solito punto esclamativo, data la tragicità della situazione. Quindi una potenza grafica straordinaria. Qui i colori sono davvero bianco e nero soltanto, non c'è traccia di altro. Aiuta chi sta morendo di fame. Ecco, questo è anche significativo dal punto di vista della correttezza politica. Oggi sarebbe considerato, no, Trump sta mandando all'aria tutti i discorsi di Obama relativi all'inquinamento e al problema di controllare anche la produzione delle automobili. Qui no, non possiamo abbonarci a nulla. Il fumo delle ciminiere è il respiro del paese sovietico, quindi il fumo non era qualcosa di inquinante, ma era il simbolo del lavoro, del nuovo lavoro, della nuova figura, della nuova produzione. Nuovo in questi anni era l'aggettivo assolutamente dominante. I soviet e l'elettrificazione sono la base del nuovo, non si riesce a leggere, del nuovo sistema, del nuovo paese. Ancora Lenin, e vedete sullo sfondo i raggi dei proiettori. Da questi anni in poi la luce dei proiettori sarebbe stato uno sfondo quasi immancabile, che avrebbe avuto un'evoluzione molto particolare, molto curiosa, fino arrivare negli anni staliniani a simboleggiare una sorta di divinizzazione di Stalin. Cioè da Stalin sarebbero partiti dei raggi un po' come dalla Madonna di Medjugorje, qualcosa di questo genere. Qualche parola sulle arti. Ho scelto un solo pittore fra i moltissimi, Boris Kustodiev, il bolscevico, 1919. Kustodiev aveva cominciato a lavorare già negli anni 10 e ecco, comincia a farvi vedere cosa disegnava in precedenza. Questo è del 1916. Moltissime scene relative alla Russia più oleografica, se vogliamo, molte scene ispirate ai giorni del carnevale, alle corse in troica, alla bellezza della neve e monasteri, campanili, chiese. Immancabile sfondo per la Russia. Dal 16 al 19 cambia tematica mantenendo un certo stile. Ecco, forse se vogliamo anche per far partire magari un po' la discussione, per non fare solo un mio monologo, come pensate che possa essere interpretabile questo quadro bolscevico? Per la cronaca è quello che funge da manifesto alla mostra di Londra che ho appena citato. E i curatori della mostra danno un'interpretazione con la quale io non sono particolarmente d'accordo, ma anche per questo mi farebbe piacere poterne discutere insieme. Allora, il bolscevico è giustamente immenso, grandioso, e come si sta muovendo? Io intanto bevo un po' di questa vodka messa a disposizione. Beh, l'avanguardia che trascina la folla, no? Trascina o calpesta la forza? C'è anche questa ipotesi che si muova con queste sue dimensioni stratosferiche e possa essere anche leggibile come una strage di questa folla che sta andando a manifestare, che con le bandiere rosse, insomma, erano gli anni in cui la Pravda scriveva il selciato manda scintille per le spontanee manifestazioni, quelle che poi con Stalin sarebbero diventate molto più teatralmente organizzate. Qui c'era ancora il carnevale, di cui parla Martin, il vero spirito popolare, autentico, manifestazioni spontanee, entusiasmo, furore, coinvolgimento, l'utopia che doveva vincere su tutto. E questa folla era quella che si vedeva nelle strade di Pietrogrado quando Lenin era tornato dalla Finlandia, quando i soviet erano stati organizzati originariamente.
è indubbiamente passibile di diverse interpretazioni in questo quadro. Volutamente mette il bolscevico al di sopra di tutto, sta marciando, nel vento ci sono sia il vessillo che la sciarpa, in primo piano c'è ancora la cupola cipolla di un monastero russo. Alcuni, fra questi i curatori della mostra londinese, sostengono che questi quadri suoi e di altri siano una nostalgia per il passato. Io personalmente non lo vedo in questo modo. Secondo me incarnano forse più lo spaesamento del momento. Siamo nel 19, quindi era ancora difficile capire, al di là del grande entusiasmo o del grande rifiuto, da che parte stare, con chi schierarsi. Io sono un borghese, me ne vado, aderisco, con chi sto, l'entusiasmo lo condivido, lo mi coinvolge fino in fondo o no. E Mosca era ancora questa, esisteva ancora tutta la vecchia Mosca, esistevano ancora le chiese, quindi era impensabile che non si rappresentasse in un paesaggio come questo. Altri sostengono sta marciando verso la chiesa perché sta per andare a distruggerla, ad abbatterla. Qui si può leggere, volendo, un po' di tutto. Vi mostro un altro quadro del 21. Questa è la manifestazione sulla piazza Urizkaya e ha cambiato alcuni dettagli. Ci sono le bandiere rosse, c'è la folla in trionfo, ma è molto simile a quella folla che fino a qualche anno prima riempiva i suoi quadri sulla piazza dove c'erano i barconi del Carnevale, i Balagani e altro. Quindi per questo io personalmente mi permetto questo tentativo di interpretazione. Mette in scena lo spaesamento del momento, guerra civile, carestia, bianchi contro rossi, fucilazioni, confusione, il caos, caos creativo se vogliamo, sicuramente molto creativo, ma forse in questi quadri si può vedere anche questo. L'iconoclastia imperversava al punto che Lenin dovette intervenire in persona. Questo manifesto dice: cittadini, proteggete i monumenti artistici. Addirittura si ricorse ad un escamotage lessicale. Tradizione era un termine obsoleto e inquinato, e Lenin propose di sostituirlo con eredità culturale. Quindi facciamo, mandiamo all'aria la tradizione, Majakovskij avrebbe scritto, buttiamo a mare dalla barca della contemporaneità tutti i classici, riferendosi alla letteratura. Lenin più prudentemente suggerì: conserviamo l'eredità culturale ed eventualmente traduciamola in qualcosa di nuovo, a maggior ragione se si trattava di edifici, perché il potere sovietico aveva naturalmente bisogno di spazi, oltre che di case, e moltissimi dei film di quelli dei tardi anni 20 o di primi anni 30 sarebbero stati dedicati proprio al problema delle abitazioni. Concludo con tre spezzoni di film, ce la facciamo, sono molto brevi. Il primo, benissimo, grazie. 27, allora si arriva al primo decennale, quindi si commissionano ai maggiori registi, Eisenstein, Rudolfkin, film commemorativi che celebrassero la rivoluzione d'ottobre. La fine di San Pietroburgo, personalmente quel che considero uno dei capolavori più grandi, racconta della difesa di Pietrogrado, racconta delle prime sommosse e si conclude con l'inevitabile presa del Palazzo d'Inverno. Sappiamo dalla storia che non ci fu una vera e propria presa del Palazzo d'Inverno, ma per il pathos della narrazione storica si dovette costruire una visione, una mitologica presa del Palazzo d'Inverno. Fisicamente il proletariato che sfonda i cancelli, poi vedremo anche l'immagine di ottobre di Eisenstein, questo regista secondo me è arrivato a qualcosa di molto più raffinato.
Allora, comincia il film con le rivolte nelle fabbriche, con gli operai che abbandonano il posto di lavoro per andare a combattere sulle barricate. Si conclude con la moglie di uno di questi che, dopo giorni e notti di assenza del marito, decide di uscire di casa per andarlo a cercare. Porta con sé un pentolino di stagno con delle patate lesse. Parlavi prima degli oggetti che a me sono molto cari. Secondo me il protagonista di questo film è proprio il pentolino di stagno, e vedremo come. Allora, vediamo questa sequenza finale: la donna che esce di casa con il pentolino, va in giro e scopre che ci sono morti, che ci sono feriti, e progressivamente dispera dal riuscire a ritrovare il proprio marito vivo. Ci sono delle belle immagini caratteristiche della città di Pietroburgo, quindi le spallette dei ponti, quindi la bellezza della città abbinata alla tragicità della situazione. Elementi anche dostoevskiani, se vogliamo, i ponti, i luoghi di passaggio, quindi non i monumenti conclamati, ma i monumenti della quotidianità, la bellezza minore, per così dire, di Pietroburgo. E accanto a questi bei angoli pittoreschi, la morte e la sofferenza. Non si negava in questi anni la tragicità della situazione. Con lo stalinismo si sarebbe passati a quella che si chiama oggi la laccatura della realtà. Madre, aiutami, i feriti che chiedono da mangiare, e lei comincia a distribuire le patate. Ecco, vedete il pentolino di stagno che porta in mano. È molto lento questo film, siamo ancora nella fase in cui non si cercava trionfalismo, non c'era, sì, c'è un finale, un finale trionfalistico, ma vedremo come sia sottile ed elegante, a differenza di quanto succederà invece in epoca staliniana. Ecco, questi primi piani sulla sofferenza, da lì a poco sarebbero caduti in disgrazia. Con il primo piano quinquennale staliniano, dal 28 in poi, anche il cinema avrebbe dovuto riciclarsi. Addirittura un film di Eisenstein del 29, La linea generale, sarebbe stato spezzettato e mai proiettato integralmente, proprio perché troppa attenzione era data riservata al procedimento invece del trionfalistico finale. Il finale sarà molto, tra virgolette, trionfalistico, ma quanta fatica per arrivarci. Stiamo vedendo scene di sofferenza, di tristezza e di grande lentezza. Questo sarebbe stato obiettato a questi registi, e con lo stalinismo il registro sarebbe dovuto assolutamente cambiare. Alcuni primi piani sul pentolino. Che progressivamente si sta vuotando e le patate vengono distribuite. C'è anche l'altruismo, la generosità, senza un briciolo di retorica, però è assolutamente in punta di penna, di grandissima eleganza stilistica. Il pentolino è ormai vuoto, ma non viene abbandonato. I volti si aprono in un sorriso, e la donna chiede dov'è il palazzo d'inverno, come se fosse possibile che un abitante di Pietrogrado non sapesse dov'era il palazzo imperiale, ma ovviamente è un valore simbolico.
arriva al Palazzo d'Inverno, soprattutto arriva al Palazzo d'Inverno il banale pentolino di stagno. Pietroburgo non c'è più, San Pietroburgo non esiste più. E ecco una presa del Palazzo d'Inverno di grande raffinatezza e di grande complessità da comprendere, se vogliamo. Questa donna proletaria con l'oggetto più proletario del mondo, ecco la meravigliosa utopia, nel modo di vedere, che entra nel Palazzo dello Zar e prende il Palazzo d'Inverno. E il regista tra poco ci regalerà un primo piano proprio del pentolino. Un oggetto così banale sale la grande scalinata, resa famosa dall'Arcarus di Sakurov qualche anno fa. Non ci sono rulli di tamburo, non ci sono squilli di tromba, non ci sono orde di soldati manifestanti, c'è una donna sola con, eccolo qua, il suo oggetto, la povertà, il proletariato che entra a prendere possesso di un nuovo territorio. E anche il severo controllore visto il pentolino, riconosciuto il valore del pentolino, si illumina, evviva la città di Lenin. San Pietroburgo non c'è più, è nata Leningrado. Film forse troppo complesso per essere compreso. Vi mostro una breve sequenza registrata qui a Pudovkin, Siemodon Pudovkin. Questo è il più noto finale di Ottobre di Eisenstein, presa nel Palazzo d'Inverno, questa con tutto il pathos. Credeva Eisenstein di averci messo tutto il pathos che avrebbe potuto rendere questo film gradito. In realtà, per alcune ragioni che vedremo fra poco, anche questo non sarebbe stato ritenuto sufficientemente celebrativo. Perché? Perché c'è tutta l'epopea, c'è la difficoltà, c'è la vittoria, ci sono gli spari, ci sono i sacrifici, ma nelle scene che seguono, che non vedremo per motivi di tempo, c'è un'ironica presa del palazzo da parte dei proletari. Chi lo ha visto ricorderà che i sorrisi o i colpi di gomito fra le guardie rosse o gli operai e i contadini che entrano e scoprono mobili a loro sconosciuti, intanto la ricchezza dello zar. E per esempio, ecco, questa è la scena che non poteva mancare, il cancello che viene forzato, quindi molto più descrittivo e narrativo del simbolismo di prima. Dicevo, gli operai che entrano e vedono nell'appartamento della zarina la comoda, la sedia comoda, non capiscono cosa sia, poi alzano il sedile, capiscono e allora grandi risate, oppure ancora più delicato e problematico la sequenza in cui all'uscita dal palazzo vengono perquisiti e si scopre che molti di loro hanno nascosto oggetti d'argento, cucchiaini posate d'argento nel cappello in tasca. Compagni, questo non si fa, dice, e quindi mette un po' in cattiva luce anche la presa del Palazzo d'Inverno. Finiamo pochi minuti davvero con una sequenza 1948, quindi siamo nel dopoguerra, siamo in pieno regime staliniano. Stalin, che pur avendo vinto la guerra, capisce che è stata una vittoria che è costata troppo al paese, diventa insicuro, il tiranno impaurito era stato definito, no? C'è un libro, il tiranno pauroso, qualcosa del genere. Insomma, le fobie di Stalin nel dopoguerra erano andate alle stelle e decide di riscrivere la storia attraverso il cinema. Affida a Mikhail Chaureli, suo regista di corte, il compito di portarlo a Berlino per celebrare la presa del Reichstag da parte dell'Armata Rossa. Non c'era andato, ma pentendosi di non essere andato, ritiene, così è stato, così era ai suoi tempi, che un film avrebbe potuto riscrivere la storia, raccontarla in modo perfezionandola.
E allora si fa interpretare dall'attore che sempre lo aveva impersonato e si reca a Berlino. E guardate che differenza di stile dal 27 al 48. Qui non c'è più il procedimento, non c'è l'attesa, non c'è la lentezza, non c'è nulla da interpretare. Qui è tutto, tutto un applauso, è tutto estremamente facile, condivisibile, c'è soltanto entusiasmo, c'è soltanto trionfalismo. Ci sono le varie razze sovietiche che ballano e che cantano. Immagine ripresa anche in molti manifesti di propaganda. Non c'è traccia di sofferenza, non c'è traccia di vittime, non c'è traccia di sacrificio. C'è un ottimismo a oltranza che non corrispondeva assolutamente al vero stato di cose. Ecco il Reichstag di Berlino conquistato dall'Armata Rossa. E dopo queste scene arriverà l'aereo di Stalin. Se qualcuno ricorda il film di Riefenstahl hitleriano sul il trionfo della volontà, quando Hitler arriva a Norimberga per la grande adunata del partito e arriva in aereo come se scendessero alle stelle, allora anche qui Stalin arriverà in aereo, citando, questo esplicito è stato appurato, che Taurelli si è ispirato alla Riefenstahl. Quindi Stalin arriva, dice qualche parola di circostanza, pronuncia un brevissimo discorso e alla fine, al suo cospetto, un soldato e una soldatessa che si erano persi di vista durante la guerra, miracolosamente si incontrano davanti a lui. Qui continua la festa e c'è una scena che all'epoca commuoveva, oggi quando la mostro agli studenti scoppiano tutti a ridere. Lei che grida Alyosha, lui che grida Natasha, sono uno di fianco all'altro, si corrono incontro come in un grande film estremamente pacchiano, e poi lei chiede a Stalin: compagno Stalin, posso darle un bacio a nome di tutti noi per ringraziarla di ciò che ha fatto per la nostra patria? E dove lo bacia? Sulla spalla. Perché? Perché le icone, le sacre icone, venivano baciate sulla spalla, cioè i santi sulle icone, perché il bacio sulla guancia era il bacio di Giuda, allora si doveva evitare. Quindi con questo Stalin viene consacrato, viene santificato, no? Questo film, che adesso vi risparmio il seguito, avrebbe avuto come? Come si chiama esattamente? La caduta di Berlino. È in due parti, è molto lungo, e qui anche c'è una presa del Reichstag molto più eroica, molto più splatter, molto più trash di quanto fossero quelle del Palazzo d'Inverno, ma è un segnale di come sarebbero cambiati i tempi. Vi ringrazio e grazie di questa rassegna di immagini, perché nell'ultimo incontro abbiamo analizzato dei racconti scritti di quell'evento, memorie e cronache della rivoluzione, come le definite Antonella Salomone. Io comincerei a porre alcune questioni, poi magari le raccogliamo più da tutti in maniera, come si diceva, che poi puoi farlo di tempo più articolato. Quello che colpisce indubbiamente è questa pluralità dei linguaggi che poi si perde, appunto, come dicevi, nel periodo successivo. La pluralità dei linguaggi che risponde poi ad una pluralità di pubblici, ad una pluralità di produttori. E questo mi sollecita una prima domanda. Chi e come produceva le immagini? Cioè qual è il retroterra produttivo, diciamo, di questa produzione, scusate, di bisticcio iconografica? Nel senso che anche in questo i due decenni poi sono molto differenti, ci
sarà poi una maggiore centralizzazione, insomma, la gestione della comunicazione per immagini, proprio perché tutte queste immagini hanno una funzione politica, come tu hai ricordato, decisiva, nel senso che appunto con una popolazione largamente analfabeta si parla attraverso le immagini hanno un programmatico intento performativo, insomma, di mobilitazione, di agitazione e via dicendo. Quindi vi chiedo, in questi primi anni, quanto sia programmatica la pluralità o quanto invece sia il frutto effettivamente di una pluralità delle forze che ancora agiscono all'interno della società e che poi pian piano si selezionano. Perché indubbiamente c'è una, diciamo, stratificazione sociale molto forte, dal punto di vista culturale delle fratture profonde, come ricordavi, che hanno radici molto lunghe, delle tradizioni iconografiche, appunto, che già tu hai presentato proprio in queste due, diciamo così, polarità, insomma, la comunicazione che riguarda le elite, le persone istruite, invece una comunicazione per immagini popolare che si viene formando tra il 6 e il 7 secolo. E in questa presenza appunto dell'icona come riferimento. Peraltro, mi ricordo passando il centenario della rivoluzione di ottobre, poi alla fine dell'anno faremo un convegno per 80 anni della morte di Gramsci, invece qui. Ma nel 37 moriva anche Paolo Florensky, uno dei campi appunto staliniani, figura straordinaria, appunto, di scienziato, di studioso, che scrive appunto un saggio per me dominante sul significato dell'icona, insomma, che è stato tradotto anche in italiano da e lo ricordavo appunto perché aiuta probabilmente anche a cambiare registro nella nostra lettura di una tradizione che può sembrarci per certi aspetti vicina e nel linguaggio delle avanguardie spesso lo è, perché la ricordiamo una coinè avanguardistica europea, ma che probabilmente in Russia aveva anche altro tipo di sentimento iconografico. La questione poi operai e contadini. Hai mostrato appunto questi esempi di pacificazione che fanno da schermo, da filtro a una guerra, insomma, che è in corso e di cui la NET rappresenta un po' la tregua, diciamo. E quindi mi chiedo anche se questo poi abbia delle ripercussioni anche sul piano dell'immagine e di quanto la NET sia insieme anche un recupero di posto di una diciamo, tradizione iconografica più conservatrice, diciamo più legata al mondo delle campagne, come non inizi già allora, quindi prima del periodo staliniano, una marginalizzazione, diciamo, del linguaggio invece più avanguardistico, che sicuramente aveva poi dei riferimenti, insomma richiedeva appunto dei riferimenti culturali che erano epochi, insomma, e quindi forse non si prestava appunto come altri a un linguaggio di agitazione e di mobilitazione. E hai fatto poi un altro riferimento, qui chiudo perché voglio lasciare poi lo spazio ad altri interventi, in questo ultimo film, ad un certo punto si vedono tutte le razze sovietiche, no? Questa, perché ovviamente la politica della nazionalità di Stalin è uno degli assi principali della sua politica negli anni 30. E come invece è abile appunto poi è violentissima, come sappiamo, ingegneria sociale, etnica, insomma, che Stalin promuove, esatto, gli spostamenti forzati di popolazione, con la nazionalizzazione forzata, con l'invenzione di identità culturali nazionali appunto in aree dove invece c'erano culture tradizionalmente nomadi, quindi plurilinguistiche e dicendo. Allora mi chiedo come invece in questa prima fase, mentre lì c'è proprio la consapevolezza, il consapevole progetto politico da parte di Stalin di costruire queste nazionalità e poi di usarle per legittimare l'edificio imperiale, come invece in questi primi anni
che sono anche tumultuosi, ma nei quali, come appunto in un vortice, si vengono coinvolti diversi soggetti, se e come si restituisca questa pluralità, che forse appunto appare o meno, per quelle poche conoscenze che ho io del tema, ne appaiono meno visibili. Sicuramente. Allora cerco di riprendere i punti che hai toccato. Intanto la produzione. Inizialmente c'era stato il grande accordo fra il potere sovietico e gli artisti d'avanguardia, quindi i futuristi degli anni 10 erano confluiti quasi compattamente, unanimamente, nella collaborazione al neonato potere bolscevico. Le difficoltà sono quelle a cui ho già fatto qualche riferimento, cioè la produzione futurista non funzionava, sventata, metteva in crisi, penso agli esperimenti poetici soprattutto, una lingua trasmentale era stata creata da Friedrich come da Crocioni, e qui parliamo di analfabeti, quindi non conoscevano neppure la lingua russa, neppure conoscevano l'alfabeto, come avrebbero potuto fruire di creazioni estremamente complesse anche per gli intellettuali stessi. Ho già citato il caso dei treni che spaventavano, e proprio rispetto ai treni di agitazione ci sarebbe stata una marcia indietro, ci sarebbe ricorsi ad un'iconografia, una decorazione dei vagoni ispirata alle stampe popolari, quindi a immagini folkloriche un po' come quelle che abbiamo visto prima, il fabbro e il contadino riconoscibili, e proprio su quel fronte sarebbe nato la facile identificazione grasso e tondo cattivo, magro e rettilineo invece positivo e politicamente corretto. Progressivamente ci sarebbe stata una dismissione della collaborazione con gli artisti futuristi, anche perché molti di loro, Koski in testa, Bloch ancora prima, avrebbero denunciato la propria delusione nei confronti della rivoluzione, quindi molti intellettuali si sarebbero chiamati fuori un po' da soli, si sarebbero tirati indietro. Majakovskij fino all'ultimo cercò, ed è molto ben raccontato questo ultimo libro di Serena Vitale, quello dedicato proprio all'indagine, all'analisi di cosa avrebbe portato Majakovskij al suicidio. Una componente di delusione e il grosso discorso relativo al Buit, questo termine russo di difficilissima traduzione in lingue diverse, la quotidianità, il modo di essere, gli usi, i costumi, la rivoluzione d'ottobre investì massicciamente, l'aggettivo nuovo, già dicevo prima che era fondamentale, su un nuovo Buit, un nuovo modo di vivere, una nuova quotidianità che implicava il discorso femminile, la liberalizzazione della donna, la liberazione, la liberalizzazione sessuale, una forma di educazione, di istruzione, di culturalizzazione, le case che avrebbero dovuto essere o avrebbero dovuto avere una planimetria molto particolare, l'abitudine alla collettivizzazione. Tu citavi la NEP prima, ecco, la NEP, la nuova politica economica, avrebbe portato alla rinascita di forme di borghesia, il commercio privato, nuovi ricchi e grosse tentazioni per i giovani proletari, quindi non i vecchi contadini che erano difficili da coinvolgere, ma i giovani proletari. Ci sono splendide composizioni poetiche di Majakovskij dedicate proprio a questo, che cadevano in tentazione, perché era molto più bello vivere comodi, andare a sentire gli zigani, cantare, bere, ubriacarsi e fare sesso liberamente, che non dormire su uno scomodo letto costruttivista, andare alla cellula del partito. E allora altra marcia indietro sul fronte iconografico. Non investiamo solo sulla modalità iconica, per intenderci, quindi la complessità e il simbolismo, dicevo prima l'idea platonica dell'operaio, ma richiamiamo in causa anche la stampa popolare. Ci sono splendide immagini, adesso guardavo se in qualche cartella di questo computer le ho, ma purtroppo no, che richiamano addirittura gli stornelli russi traducendoli in stornelli sovietici. Quindi un'immagine di
una ragazza vestita a festa per il ballo, sotto braccio a un giovanotto con la coccarda rossa, alle spalle c'è il Soviet, il solito misterioso Soviet che doveva essere concretizzato perché si capisse che bisognava andare al Soviet e non alla bettola, e di fianco c'è un ragazzo con la fisarmonica deluso e la ragazza che dice in rima: da oggi io non sono più tua, io adesso sto con Segna che mi porta al Soviet a sentire i discorsi di Lenin, in rima come fosse uno stornello di quelli che tutti conoscevano, contenuto sovietico ma rima e modalità e soprattutto rappresentazione iconografica piena di colori, piena di fiori, molto accattivante, molto facile da comprendere, quindi marci indietro anche per contrastare la NEP, quindi da un lato perché ci si è rese conto che la fantomatica cultura proletaria che sarebbe dovuta nascere dal proletariato stesso non scaturiva e che gli intellettuali che avevano promosso queste iniziative parlavano un linguaggio che i proletari non condividevano. Poi sopravviene la nuova politica economica con tutti questi nuovi rischi. Majakovskij dedica una poesia a Marussia: Marussia si è avvelenata. Perché Marussia si è avvelenata? Perché non aveva le calze per andare al ballo dei Soviet. Oppure un'altra poesia di Majakovskij del 21, se non ricordo male, che si intitola La feccia, l'immondezza, la porcheria, Driani in russo, e dice: c'è una coppia di bolscevichi che dibatte a tavola, non si può andare al ballo della cellula se non hai la falce e martello sul vestito. E poi finisce Majakovskij dicendo: meglio tirare il collo ai canarini in gabbia. La gabbia col canarino era diventata il simbolo della neoborghesia, dei nuovi ricchi, degli arricchiti, che vedere Marx in una cornice con in un quadro con una cornice di conchiglio o una cornice vermiglia, qualcosa del genere. Quindi la rivoluzione non è questo, compagni, disperato gridava Majakovskij, ma era molto difficile convincere da un lato generazioni arcaiche atavicamente portate alla sottomissione al potere e a un gusto tutt'altro che ispirato all'abnegazione, al sacrificio, dall'altro giovani che invece volevano vivere tranquilli. Anche la cosiddetta liberalizzazione sessuale, ho citato prima Alessandra Kollontai, si rivelò poi un autogol, perché sì, basta con la coppia borghese, basta con la gelosia. Diceva la Kollontai: avere un rapporto sessuale deve essere semplice come bere un bicchiere d'acqua, e questo si ritorse contro le donne, perché il nato machismo dell'uomo russo non si sarebbe fatto scrupolo nei confronti delle fanciulle, che avrebbero dovuto abortire sistematicamente in continuazione, quindi sarebbero state anche vittime di questa liberalizzazione. Guarda caso, con Stalin poi si sarebbero tirati i remi in barca, la stessa Kollontai sarebbe stata mandata a fare l'ambasciatrice in Svezia, promoveatur, vattene via, grazie, Lenin non c'è più, tu eri una grande collaboratrice di Lenin, adesso vai pure lontana, e nel 34 aborto, divorzio, omosessualità tornano fuori legge nella Russia, nell'Unione Sovietica Staliniana. Quindi adesso sto perdendo un po' il filo di tutto, perché ci sono troppe delegazioni. C'è una questione forse delle razze. Delle razze, ecco, no, allora, per quanto ne so io, in questi primi anni i manifesti sono tutti russocentrici. Molto più tardi cominciano a comparire altri popoli sovietici. Qui tutto l'investimento è sulla Russia, cioè prima dobbiamo convincere la Russia e poi ci allargheremo. Poi Stalin era, se non erro, il primo commissario alle nazionalità, quindi con Lenin e con Trotsky, no? Quindi il primo Soviet era Stalin, già orientato su quel fronte fino dai primissimi anni 20. Ma nell'iconografia si fa riferimento alla cultura russa, al passato russo, alla religione russa, ed è tutto. Non so, non ci ho mai pensato, non mi sono mai soffermato a ragionarci quando comincino nei manifesti a comparire
altri negli anni 30, forse con la guerra, forse soltanto con la guerra, che c'è bisogno di coinvolgere tutto il popolo. E poi, come sappiamo, il dopoguerra, il nazionalismo efferato, russi, il discorso post-Lenin di Stalin, che era stato un brindisi, era stato alla pazienza del popolo russo, quindi ancora una volta anche nell'immediato dopoguerra, e poi era partita la fase giudanoviana del grande nazionalismo, tutti gli inventori delle più grandi cose del mondo. C'è un certo pluralismo anche nella propaganda, ci sono più voci politiche, quindi più agenzie politiche che cercano di parlare, e il fatto stesso che anche le elezioni vengano vinte dai socialrivoluzionari e dalla grande, probabilmente parla del fatto che con la tradizione ottocentesca dei narodniki alle spalle, sono quelli che conoscono i codici migliori. Con una tradizione alle spalle del parlare per studiare la nazione contadina analfabeta, che consente loro di rivolgersi meglio a un vasto pubblico. Ecco, però appunto, a parte questa cosa che forse può essere abbastanza naturale, spiegabile proprio con una tradizione politica che era probabilmente la più forte tra i rivoluzionari, ci sono vari linguaggi che distinguono il modo di parlare dei bolscevichi, dei menscevichi, dei socialrivoluzionari, degli anarchici o di altri, e che o ci sono anche facilità di essere recepiti, di essere capiti da un vasto pubblico, che si differenzi tra le varie correnti politiche. Dunque, un altro problema è quanto è arrivato a noi. Direi che quello che è arrivato oggi, che noi riusciamo a vedere oggi, è quasi tutto interessato al potere dominante, cioè al potere egemonico. Quindi all'epoca sicuramente ci saranno stati anche fogli, ma io personalmente non sono mai riuscito a vederne, e ormai gli archivi sono stati saccheggiati da tutti, sono stati messi in rete un po' da tutte le grandi istituzioni, anche le università americane. E direi che se non sono saltate fuori oggi voci diverse o parallele, è perché sono stati eliminati negli anni urgenti o negli anni stessi, e a noi sono pervenuti anche le raccolte di manifesti che vengono oggi pubblicate, sponsorizzate, promosse, hanno tutte soltanto questo filone, il socialismo più puro, e poi il passaggio allo stalinismo. Direi, non ho mai lavorato su questi anni in particolare, quindi corrispondo con le molle, ma direi proprio che sono decenni che cerco in tutti i possibili archivi immagini e documentazioni, e non mi sono saltate fuori altre cose. Volevo chiedere, la questione di genere da un punto di vista prettamente iconografico, come sì. Si sviluppa, e poi qualche anno fa a Roma ho visto una mostra sull'arte sovietica molto interessante, e tra cui c'era anche il padre del bolscevico. Mi chiedevo quale fosse la collocazione delle arti, anche in senso prettamente materiale, cioè queste tele dove vanno? Sì. Questo è enorme. E l'ultima cosa, mi scusi, un altro elemento che tornava sempre in quella mostra era il custode, che è il custode o la custode della rivoluzione, e che mi ha fatto pensare in qualche modo proprio ai santi, alle icone che proteggono. Non so se. Sì, allora cominciamo dal fondo, e così prendo un altro punto che avevi toccato tu e che ho dimenticato prima. La responsabilità dell'icona
quando muore Lenin circolano un'infinità di suoi ritratti in versione Lubok, quindi in versione stampa popolare, con fiorellini intorno, con cornicette dorate, e il solito Majakovskij tuona e lancia invettive. Dice: l'unica immagine che possiamo tollerare di Lenin è l'icona in bianco e nero. In una poesia di cui non ricordo il titolo, dice: siamo in due nella stanza, io e l'icona di Lenin in bianco e nero sul muro. Quindi icona e non quadretto, non stampa popolare, in bianco e nero, venivano decorate a mano, venivano colorate a mano queste immagini per renderle più appetibili, e Majakovskij vuole invece la sobrietà assoluta in puro stile costruttivista. E quello che era stato nelle case russe pre-rivoluzionarie l'angolo bello, cioè l'angolo dove si appendeva l'icona religiosa, l'angolo più bello della stanza, diventa l'angolo leniniano, l'angolo di Lenin. Quindi non solo nelle case, ma nelle fabbriche e nelle scuole c'era il cosiddetto Leninsky Ugalok, l'angoletto di Lenin, dove c'era il ritratto di Lenin appeso, solitamente come si appendevano le icone nelle case, per far capire che non si trattava di un quadro, si appendevano non appiccicate al muro, ma in un angolo staccate dal muro. Malevich, nella famosa mostra per i 15 anni di arte sovietica, l'ultima che lo vide protagonista prima che l'abbandonasse, che se ne andasse e venisse messo fuori legge, espone il suo famoso quadrato nero appeso come si appendevano le icone, appunto a segnalare il fatto che non era un ornamento. Quindi anche Lenin diventa icona politica sull'onda dell'icona religiosa, e questo un po' forse risponde alla domanda sul custode della rivoluzione. Nell'iconografia manifesto di propaganda, con l'avvento di Stalin progressivamente Lenin sparirà. Nei primi 28-29, primi anni 30 c'è Stalin e c'è ancora l'ombra di Lenin sotto forma di bassorilievo o di quadro appeso, come dire io sono il suo diretto erede. Poi Lenin sparirà per tornare negli anni della guerra, quindi nella difficoltà della guerra Stalin sentirà il bisogno di far tornare l'immagine di Lenin, quindi il custode ritorna. Però che non erano né Lenin né Stalin, erano un operaio o un'operaia. Allora non li ho presenti questi, come il custode ritenne che anche non mi è familiare. Il guardiano della rivoluzione. Questo non ricordo, so rispondere. E dunque invece ecco, le questioni di genere, come la donna viene rappresentata, se avessi i manifesti sotto mano, c'è un famosissimo manifesto del 26 con una donna sovietica in primo piano, il viso molto corrucciato, molto concentrata, il fazzoletto rosso legato con un ricciolo che sfugge e basta, ha in mano un bastone che sembra che regga una bandiera, potrebbe anche essere un'arma, un fucile, e la didascalia dice: donna liberata dalla servitù della gleba, costruisci la rivoluzione, costruisci questo nuovo wit, questo nuovo modo di essere. La donna sovietica aveva i capelli corti, non era elegante, c'è una grandissima attenzione iconografica alle donne, anche perché gli uomini erano al fronte a combattere, quindi le prime interlocutrici durante la guerra civile erano state le donne. Altro famosissimo manifesto è quello che cita impropriamente una frase di Lenin: ogni cuoca deve riuscire a governare, deve riuscire a gestire il governo del paese. Lenin aveva detto: dovremo arrivare al momento in cui anche le cuoche saranno capaci di governare.
del manifesto era già stato un po' trasformato in realtà, il solito Majakovskij chiosa nel suo poema Lenin: insegneremo alle cuoche a governare. E questo manifesto dice: donna, non restare in cucina, non startene rinchiusa nella cucina, vai a votare al Soviet. Quindi anche lì si familiarizzati con questa realtà, e quando tuo marito tornerà imparerà da te. C'è un romanzo molto famoso intitolato Cemento, che era stato tradotto in italiano negli anni ruggenti, un tomo così, dove si racconta appunto il turbamento di un marito che torna dal fronte e trova una moglie che non riconosce più, si è tagliata i capelli, lavora in fabbrica, è promiscua, il figlio dov'è, il nostro bambino è all'asilo perché è un bambino comunista e sarà cresciuto. C'è un racconto molto molto terra terra della volontà e della femminista intitolato Vassilissa, che era stato pensato proprio per le giovani operaie, quindi volutamente semplice, un po' una harmony, no? Una harmony dell'epoca, in cui si racconta la storia di una donna che rimane incinta da parte di un nuovo ricco della NEP, che poi naturalmente l'abbandona, e lei dirà con le sue amiche: noi cresceremo il bambino da soli, sarà un bambino comunista, gli asili sono fatti per questo. Quindi in questi anni la donna era fatta così. Netto in versione di percorso, col passaggio allo stalinismo, anche i manifesti di propaganda rappresentano una donna che si trucca, che si veste bene. Naturalmente, qual era la condizio sine qua non? Se tu sei stacanovista, eroina del lavoro, lavoratrice d'assalto, avrai diritto ai cosmetici, agli abiti belli. 37-38, gli anni del terrore più terribile, vedono una grossa promozione commerciale, manifesti sembrano di pubblicità commerciale, in realtà nei negozi quelle cose continuavano a non esserci, ma qual era la funzione? Era dire: se tu, il ricatto era quello, se tu ti comporti in conformità con il discorso politico, se ti adegui, allora avrai, non detto ma tutti lo sapevano, negozi riservati, approvvigionamenti di favore, che potrai comprare il rossetto, il profumo padano rosso e tutta una serie di cose che sembravano, che erano in nettissimo contrasto con i principi di sobrietà a cui ho fatto riferimento prima. C'è un filmato che circolava come un po' come la settimana Incom, prima di ogni film, in tutte le fattorie, in tutte le fabbriche, che fa vedere il compagno Stakhanov, quindi fondatore del movimento stakhanovista, che riceve in dono un'automobile, che mette in moto la sua automobile, che raggiunge la sua dacia di campagna, dove la moglie sistema nei cassetti pacchi di asciugamani di vino, piatti di porcellana. I giornali italiani pubblicavano ogni giorno la lista della spesa degli stakhanovisti. Lo stakhanovista tra l'Italia in grado ha speso 1200 rubli per comprare una bicicletta al figlio, il vestito per sua moglie, i piatti per il servizio buono. Quindi non solo non si nascondevano questi privilegi, ma erano, e la donna si trasforma. C'è un'immagine splendida, la copertina di Crocodile, la rivista satirica, con due metà negli anni della costruzione della metropolitana, quindi siamo intorno al 35. Da una parte c'è la ragazza in stivaloni e tuta, dall'altra una splendida fanciulla con tacchi alti, elegantissimo. Chi è questa ragazza che scende le scale del Palazzo dei Congressi? No, quello non c'era ancora. È la stessa che fino a ieri lavorava alla costruzione della metropolitana. Quindi la donna sovietica restava forte e potente, ma aveva anche diritto al recupero della sua femminilità, sempre sulla carta naturalmente. Ricordo che nel 39 esce anche il primo grande libro di cucina staliniano, con i consigli alla popolazione non tanto di ricette, ma come costruire una cucina che fosse elegante, come stare a tavola. Si chiama Kulturnost questa fase, culturalizzazione, non istruzione, ma educazione alle buone maniere, per vivere.
non puoi più essere il proletario rosso e sporco che andava di moda con i bolscevichi negli anni 20, il proletario oggi deve sapersi comportare, deve andare a teatro, deve ascoltare la musica, deve saper ballare e tutto il resto, quindi un netto cambio di realtà. Terza tappa, direi, post-bellica, con il con Khrushchev, l'aggettivo nuovo si sostituisce, è sostituito dall'aggettivo giovane, e i giovani e le giovani diventano i nuovi protagonisti. Sul fronte del gender, anche in quegli anni succede qualcosa di estremamente curioso, cioè il machismo ritorna, il modello esemplare per i ragazzi era Hemingway, quindi caccia, pesca, donne, alcol. A Mosca, se andava bene, c'era la vodka, ma si diceva nel giro giovanile, oggi mi verrei un martini, e l'altro rispondeva sì, ma ci voglio un'oliva, e questo voleva dire apparteniamo a questo stesso gruppo. E si andava a dissodare le terre vergini, come Khrushchev aveva proposto e imposto. Bellissima occasione per abbandonare la famiglia, starsene fra giovani. C'erano anche le ragazze, ma una delle frasi gergali era «Praminiat vodka babu», aiutatemi a tradurlo, lasciare da parte la vodka per favorire una donna, cioè è meglio la vodka di una ragazza, insomma va bene che ci siano le ragazze, però la vodka viene prima, ancora. Noi siamo ancora maci su questo fronte. E naturalmente l'iconografia risente anche di questo, la letteratura, il biglietto stellato di Anziano, questi romanzi dove i giovani escono di casa e scoprono un po' il mondo. Cosa ho dimenticato? La meditazione, le belle arti. Ah, le belle arti, giusto. Sì, ottima domanda anche questa. Inizialmente l'opera d'arte era il quadro, era il... veniva esposto nel museo e bisognava andare nel museo per poterlo vedere. Con il passaggio al realismo socialista l'opera d'arte diventa la riproduzione. Questo è molto curioso perché credo che sia un fenomeno davvero quasi esclusivamente sovietico. L'opera d'arte veniva commissionata, veniva esposta nel museo, ma veniva riprodotta immediatamente in centinaia di migliaia di esemplari che circolavano per tutto il paese. Si diceva non tutti hanno la possibilità di venire a Mosca, pochissimi in realtà ce l'avevano, a Mosca o a Leningrado dove c'erano i grandi musei. E allora, questa è una analisi non mia ahimè, ma di Caterina Ziogot, una delle più grandi storiche dell'arte contemporanea nella Russia di oggi, e una quindicina di anni fa ha elaborato questa teoria. L'opera d'arte del realismo socialista è la coppia, cioè fu per così dire, alla faccia di Benjamin che diceva opera d'arte nell'epoca della riproducibilità tecnica, l'aura dell'opera d'arte, dell'unicità non esiste più, c'è, torniamo ancora all'icona, l'icona doveva essere unica, esisteva un prototipo, la Madonna della Tenerezza, e potevano esserci una serie di variazioni minime che il sinodo controllava. Quando i produttori di stampe popolari cominciarono a stampare a raffica icone, il clero intervenne e vietò tassativamente, l'icona non poteva essere riprodotta. Oggi naturalmente trovate nei negozi di souvenir mille icone di plastica, ma oggi è un discorso diverso. In epoca sovietica questa unicità dell'opera d'arte rimane fino al 1934, proclamazione del realismo socialista. Con il realismo socialista l'opera d'arte non è più il prototipo, ma è la sua moltiplicazione in infiniti esemplari. Più esemplari si producevano e più ne circolavano, più il successo era grande e più l'artista veniva pagato. Quindi anche questa è una cosa molto curiosa e abbastanza anomala nel programma. Io chiederei solo il titolo dei tre film di cui ci ha parlato. Sì, allora, uno è La fine di San Pietroburgo, La fine, si trovano tutti su YouTube, quindi sì. Sono muti, quindi non c'è problema della lista. Poi, quello del Ventolino è La fine, Ventolino è La fine di San Pietroburgo, poi Ottobre di Eisenstein. Sì. Con
e La caduta di Berlino di Ciaurelli. Anche questi si trovano tutti su YouTube. Ciaurelli, che è il padre di Sofiko Ciaurelli, l'attrice di Paragiano, eccetera. Grazie. Una curiosità, sì. Dal contadino e dall'operaio nasce il proletario. L'etimologia della parola proletario, da dove viene? Beh, non è una parola russa, certamente, non, no, non so se sia tedesca, non lo so se c'è la cosa. Proletario. Sì, tedesco, cioè, non so. Il tedesco si usa molto presto, però non so se c'è della vita a Roma. Ah, sì. Secondo me è l'origine latina. Sì, da Prole. Sì, l'origine è quella, la propria. Il russo proletario, ma è certamente un caso. Quindi non è una parola slava, insomma. Da quelli che ci saranno, quelli che non sono. E in russo c'è un termine per definire l'alleanza contadini operai, Smichka si chiamò, quindi a segnalare l'importanza, addirittura ebbe un nome questo problema, grossissimo problema, e naturalmente la retorica della propaganda lo dava come già risolto, con questi inviti a stringersi la mano, ma la realtà fu molto più complessa e meno rosea. Sì, a questo proposito è interessante che a un certo punto poi nella iconografia il contadino venga sostituito dalla contadina, no? Quindi diciamo dal contadino barbuto eccetera si passa alla donna. Già c'è comunque la Mukhina nel 27 che fa la statua che chiama Cristianka, no? Però poi farà il gruppo di scultoreo che era Voci di Kalfosnica, ma questo siamo già. C'è il manifesto del 30 5 di Stalin che dice le donne nel colco sono una grande forza, sì. Firmato Stalin proprio sul manifesto, quindi di nuovo l'attenzione torna alle donne un po' come era stato nella guerra civile, perché si pensava che fossero non più facili, più malleabili, ma che fosse più facile comunicare con loro e tramite loro arrivare ai mariti. Qui si ripone il problema del matriarcato slavo. Cioè in realtà era l'uomo quello che gestiva le posizioni di potere, ma la reale responsabile dell'andamento della famiglia e macroscopicamente forse anche del villaggio o altro era la donna, quindi era la donna che andava a raccogliere il marito ubriaco per strada e lo portava a casa e teneva in piedi il nucleo familiare, quindi di questo erano ben consapevoli. Allora questo grosso investimento di nuovo negli anni della collettivizzazione su le donne e poi i quadri del realismo socialista, quello dove c'è una brigadiera che controlla la produzione con alle spalle una mietitrebbia e c'è questa donna che pur essendo più femminile di quella del 1926 ha ancora delle fattezze molto maschili, ecco, quindi la potenza della donna sovietica. Dopo la guerra arriva la madre eroina, altro manifesto, con 11 figli, dal marinaio al bambino in collo, e una via di mezzo. Poi, oppure pensiamo al famosissimo, questo credo che tutti lo abbiano presente, la madre patria chiama, quello terribile. Allora lì torna ad essere una donna seria, corrucciata, è la madre per antonomasia e non ha orpelli di sorta. Mentre 37-38, tra l'altro la responsabile del settore cosmetico era la moglie di Molotov, che quando Molotov cadde in disgrazia a sua volta, quindi insomma, c'è tutta una storia anche su questo straordinario. E poi c'è che appunto nella seconda parte degli anni 30 che cominciano a essere prodotti i musical sovietici, no? Sì, i musical sovietici. La guerra dei porci e Pastore, due filoni, due registi, Puiriev e Aleksandrov, Irina ne sa molto, e grandissimi successi. La colonna sonora degli anni 30 sovietici erano questi musical staliniani, quindi belle storie ottimistiche, romanzetti rosa, storie d'amore legate alla produzione, ancora oggi estremamente interessanti, perché
kitsch fino all'inverosimile, ma che funzionavano in maniera straordinaria. Poi queste canzoni sono rimaste nel cuore della popolazione e ancora oggi credo che la televisione russa continua a mostrarli, perché sono film indimenticabili. Zbigniew Arlova e Marina Latinina erano le mogli dei due registi e le due dive di questi due filoni, quindi una grande produzione parallela con musiche splendide, Dunajewski e cento grandi compositori e anche l'immagine femminile, no? Il radioso cammino comincia con una ragazza, quell'archetipo di Cenerentola alla base di molte di queste storie, che faceva da cameriera in una pensione gestita da una nuova ricca, bla bla bla, arriva in quella cittadina un ingegnere da Mosca, ovviamente l'ingegnere sa leggere e scrivere, lei invece è analfabeta, una maestra le insegna a leggere e scrivere, comincia l'escalation, poi diventa operaia, da operaia diventa staccanovista, c'è una scena meravigliosa, il balletto in cui lei gestisce 100 telai contemporaneamente e inventa una strategia per gestire i telai, poi diventa, viene mandata a Mosca come delegata rappresentante, alla fine è deputata del Soviet Supremo e può sposare il suo ingegnere. E la scena finale, poi citato la statua, la famosa statua di Vera Monti dell'operaio, la colcosiana, loro due si incontrano nella mostra delle conquiste agricole che è stata inaugurata nel 39, sono piccoli di fronte ai bassorilievi che mettono in scena il trionfalismo, il trionfo dell'economia sovietica. Sullo sfondo di questa statua si abbracciano, e però che cosa vince? Vince la statua, c'è l'inquadratura finale, loro passano in basso e svetta la statua, quindi la statua, il simulacro è il modello a cui devono ispirarsi, loro due esseri umani si appucciano e trionfa la statua. Grazie a voi. Ci vediamo appunto mercoledì della settimana prossima alla scuola superiore di Marina. Sempre alle 4.